È arrivata in Italia ancora minorenne, un po' di gavetta come modella, poi la pubblicità che l'ha portata al successo, anche se a vedersi era solo il suo lato B e la lunga freccia bionda che le cadeva sulla schiena nuda. Da allora ne ha fatta di strada Michelle Hunziker, che oggi compie 40 anni e vanta una carriera piena di successi. Anche la vita privata, però, non è da meno. Sposata da 2 anni con Tommaso Trussardi, al quale è legata dal 2011 e con cui ha 2 figli, Sole e Celeste, la showgirl svizzera pensa ad allargare la famiglia. Tommaso è il mio angel, ha rivelato in un'intervista a Chi, è l'uomo con cui voglio camminare fino alla fine dei miei giorni, con cui voglio allargare la famiglia, questo è il mio progetto. Io ci credo. Magari faccio un altro figlio. I 40 di oggi sono i nuovi 30. Essere mamma per Michelle Hunziker è la gioia più bella. A fargliela provare per la prima volta è stata Aurora, avuta nel 96 da Eros Ramazzotti, che ha poi sposato 2 anni dopo. Un grande amore il loro. Anche se il matrimonio è naufragato dopo appena 4 anni. In quel momento la showgirl stava vivendo una crisi interiore talmente forte da spingerla a mettersi nelle mani di una pranoterapeuta, Giulia Verghella, che per anni la soggiogò, come ha rivelato nel suo libro con la scusa dell'amore, influenzandola in ogni sua scelta, privata e lavorativa. Sono stati anni bui per Michelle, che però ammette di aver imparato tanto anche in quella triste vicenda, soprattutto grazie a sua figlia, Auriel mio angel. Siamo cresciute insieme. Lei c'era quando avevo paura, lei era il mio coraggio, quando io non sapevo come sarebbe andata a finire. Senza Aurora avrei potuto perdermi anche di più di quanto per un periodo non mi sia persa. Ho fatto degli sbagli, ho capito i miei errori ma in realtà non mi pento di nulla. Se non avessi commesso quegli sbagli, oggi non avrei capito come gira la vita. Non è mai stata felice come ora Michelle, ma a 40 anni ha ancora tanto da desiderare. So cosa voglio, ma questo non vuol dire che io non possa realizzare altri sogni. Se ci penso io sono una sognatrice e nessuno può impedirci di sognare. Fa bene al cuore e all'anima. E in questo giorno importante i suoi fan, la famiglia, e tutti i suoi più cari amici le augurano di realizzarli tutti.